Ciao a tutti, benvenuti al Mass Fest. Questa è la postazione di Radio Cometa Rossa e su questo divanetto oggi ci sono gli slaves of Love and Bones pronunciato bene? Giusto? Approvato? Confermato? Ragazzi, benvenuti. Eh, voi ieri vi siete esibiti qui al Masfest, avete giocato in casa perché siete appunto di qui. Eh, impressioni sul live? Io mi giro di qua, di qua chi comincia? Allora, questa voce del gruppo tu, almeno hanno detto che tu sei il portavoce, quindi... Eh, no, diciamo di sì, ma in realtà non è così. Però vi, ti ringrazio dell'ospitalità dell e niente siamo molto contenti di giocare in casa, in effetti, nel senso che è un bel, un bel palcoscenico su cui esibirsi, diciamo. e e siamo molto contenti diciamo, che ci hanno invitato, ci hanno preso in considerazione e noi stiamo lavorando sodo per continuare a calcare i pal palchi di questa, di questa portata. Diciamo. Ok, allora io so che vi siete formati eh, qualche anno fa, nel 2013, eh, però c'è stato qualche cambiamento sia dal punto di vista della formazione, c'è cioè una new entry, eh, sia anche dal punto di vista di sound musicale. Eh, chi mi parla di questi cambiamenti? In realtà la, la, la novità è, il, è Claudio, che diciamo, è entrato nel momento in cui noi abbiamo deciso un po' di, eh, di svoltare dal punto di vista eh, di sonorità e di, eh, diciamo, di costruzione del, delle canzoni. E diciamo, questo cambio è ovviamente è avvenuto. In, in concomitanza col fatto che siamo, abbiamo cominciato un po' a, a cercare contatti con Etichette e poi, trovandola, diciamo, la cosa è coincisa eh, quindi lui ha inciso con noi il, il lavoro che uscirà eh, ad ottobre eh, noi vabbè, Claudio l'abbiamo incontrato con i al Disorder l'anno sì. scorso eh, proprio a proposito di questo nuovo, cioè di, di questo disco che sta per uscire eh, quali anticipazioni ci date? Cosa ci dobbiamo aspettare? Raffaele. Lato destro non ho ancora parlato. Destro, sì, io sono nuovo quindi non parlerò. c'è da aspettarsi insomma, un piccolo slancio rispetto al passato eh, che era, fatto, eh, era più un appunto, un istinto giovanile, un c'era più eh, tutti i dettami che comunque l'adolescenza la, porta, quindi volevi esprimere rabbia, volevi esprimere disagio e invece il disagio purtroppo c'è rimasto, però eh, lo proviamo a esprimere in una maniera un po' meno espressionista eh, eh, e insomma ci, ci rifacciamo a, a, ai nostri ascolti, eh, influenzati anche da, eh, da quello di questa mente malata qui. Eh, e niente, le sonorità chiaramente sono cambiate, e ci siamo buttati sul, sul mondo difficile dell'elettronica eh, che può apparire insomma, come, come l'arte astratta, cioè, eh, magari sembra facile da, da ottenere, facile da eh, sviscerare, insomma, però eh, in realtà per, eh, per cacciare qualcosa di significativo, di importante ci vuole ancora più lavoro secondo me, eh, però i frutti, i frutti si vedono, eh, siamo contenti, abbiamo una produzione, avvieremo eh, una, una campagna pubblicitaria importante. Ecco, ieri appunto, abbiamo già tracciato un, un, buon, un buon viatico, un buon inizio perché è stata una bellissima serata, un ottimo pubblico e eh, siamo contenti. E invece dal punto di vista di etichette? Eh, L'etichetta è di, di Nocera, dico, dico bene. Eh, Francesco il, che è poi il, il capo dell'etichetta, delle è poi anche un ottimo... Un ottimo musicista e leader dei Dana appunto, un gruppo decennale che calca i palchi da, da parecchio tempo. E con lui diciamo, è nata questa collaborazione. In realtà, in realtà lui ci ha conosciuto nella prima, nella prima versione, eh, quando in realtà abbiamo portato i nuovi, i nuovi pezzi, un po', un po' la cosa l'ha un, un po' stupito, ehm, però poi alla fine l'ha convinto molto eh, ci sostiene. Ieri è stato qui con, con la famiglia al seguito, ci cioè, ha cioè, cioè, cioè sentito e siamo. Contenti di questo, è eh? un'ottima persona. I Mac Records, I giusto? Make records. Yeah, yeah. Mac Records. Yes. <ride> anche, tra l'altro, la, la lingua, cantiamo in inglese, siamo europei, internazionali, quindi per i prossimi live in Nepal, noi veniamo. In Germania, Fatti, ovunque. Fake music, un esatto, un'anticipazione esatto, quindi... real fake music, eh, insomma perché è paradosso eh, una, una musica. l'intervista in inglese non l'avremmo poi no. sostenuto con tanta fa, <ride> con tanta facilità. Quindi l'italiano rimane comunque la nostra lingua di. di, 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 di. Comunichiamo ancora, ancora così. Okay. Adesso ci iscriveremo anche ai corsi in inglesi serali, così esatto. eh, potrete sostenere anche le... Sarete pronti per, esatto, per sì. qualunque tipo appunto di, di, di ostacolo, di difficoltà. Sì. Eh, I testi, sì. chi, mi, chi li no. scrive, chi mi risponde? Eh. Mi scrivo io, e, mh, chiaramente, chiaramente eh, non, non, si, non posso nascondere il fatto che all'inizio nella stesura è stato difficile, infatti poi i primi testi mi sono fatto aiutare da, da Riccardo e dagli altri che conoscevano, chiaramente per una questione di allenamento mentale, eh, meglio l'inglese di quanto... Poi la, la cosa è, mh, è venuta fuori da sé, cioè la, 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 la possibilità poi di, eh, di, di crearli e pensarli già in, eh, già in inglese. E la, anche la nuova forma di canzone come abbiamo pensato chiaramente mi ha facilitato mi ha, mi ha, um dividendo le canzoni in uh, pattern in, uh, in situazioni schematiche con, quindi ma questo mi è, molto, mi è molto facilitato, sempre grazie al maestro che <ride> ci ha parla parlato <ride> su queste cose eh, più o meno eh, le tematiche resteranno le stesse cioè nel senso magari il rapporto dell'uomo con la contemporaneità oppure eh, ci aspetteremo dei testi diversi anche dal punto di vista conten contenutistico in, in realtà i, questo poi alla fine è, è, succede proprio con i testi in italiano, i, i testi hanno, hanno sempre un'ambivalenza una, un nel, nel significato, è una cosa che abbiamo anche un po' accentuata in, in, in questo lavoro che uscirà ad ottobre, proprio, eh, proprio basandoci su questa, su questa dualità fra il reale e il, e il falso, quello, quello. quindi in ogni testo potresti leggere, potresti dare mh, più di una, in realtà più di un significato. E io, se me lo chiedessi, non, non te lo contesterei il, il significato che. Che gli hai dato perché diciamo, è una cosa che si offre all'interpretazione. Ehm, gli argomenti sono tanti: si, si parla di speranze, si parla di, di nascita, si parla di morte, si parla di sogni, si parla di doppi cuori. Eh, sì, eh, in realtà, sì, in realtà è, se ci pensi, ci vorrebbe. Ci vorrebbe. Sì, perché una parte, il, diciamo quello che ci è dato naturalmente lo, lo offriamo troppo facilmente in giro su, in rete, cioè, quindi averne uno di riserva sarebbe l'ideale. Giusto. Mm -hmm. allora, ragazzi, grazie mille. Grazie a te. Eh, Cometa Rossa vi augura un grande in bocca al lupo, aspettiamo ovviamente l'uscita del disco e di rivedervi ancora una volta live. Okay. Grazie, <ride> grazie, grazie, grazie per Ciao a tutti! Ciao! Ciao.